eccoci, siamo arrivati allo champagne per la bistecca. Sapete che questa serata nasce proprio per dimostrare questo abbinamento. Tre anni fa è uscito questo articolo, un ricercatore inglese che ha scoperto le basi scientifiche dell'abbinamento bistecca e champagne. In realtà prima noi lo sapevamo, però come dire, un conto è empiricamente arrivarci, un conto è dimostrarlo. E la dimostrazione scientifica è nel precursore umami che c'è nel champagne, cioè quindi la disgregazione dei lieviti, quindi soprattutto del champagne, non particolarmente, non con tanta solforosa, prodotto in maniera abbastanza artigianale e con cura e attenzione, non molto filtrato, dove quindi la sostanza del lievito sia stata a macerare per molti anni, con un certo corpo, hanno un precursore umani, si dice, cioè dei polipeptidi, le proteine che legandosi ad altre note sostanze che hanno umani, ma dall'uovo e pancetta, il salmone crudo, la carne cruda, il seme di pomodoro, il parmigiano, questi sono tutti cibi che hanno anche loro umani, anche il fungo, che richiamo l'ha fatto prima col fungo sul pomodoro, era anche quello. L'abbinamento in teoria poteva anche non funzionare, ma il fungo è un'altra di quelle cose. C'è il famoso fungo shiitake, no? Che è un fungo che soprattutto è il concentrato di umami che rende la maggior parte delle minestre in Oriente particolarmente saporose. Ecco, quella base lì è la base che si trova nello champagne, decomposizione di materiale vegetale o comunque organico, che è quello che avviene, che così sembra brutto, ma insomma, quello, l'invecchiamento sui lieviti alla fine è quello, no? Il lievito dopo un po' muore, non c'è più zucchero, si scioglie e questa decomposizione porta a questo componente umani che nella carne cruda trova corrispondenza e si esalta, quindi il gusto che ho sentito in bocca è particolarmente più buono, soprattutto più ricco proprio grazie a questa interazione che si è scoperta. Quindi per quello che a livello di corpo, sostanza e struttura gli ultimi due champagne erano abbastanza simili, però se avete provato l'abbinamento in realtà funzionava meglio col 2013, un po' perché c'è un periodo maggiore sui lieviti e poi perché comunque millesimati i champagne sono fatti da uve comunque più mature, più ricche, perché sono vini non solo destinati a stare di più sui lieviti, ma starci anche di più in prospettiva. Questa è una bottiglia che voi bevete ora, ma la potete tenere in cantina come 5-10 anni. Spesso i millesimati hanno una longevità impressionante. Quando ci nasce un figlio c'è un po' di meglio, mentre a parte le bottiglie non solo di Brunello di Barolo, anche di champagne è sempre una buonissima idea. I millesimati sono tra i vini che conservati bene, sono più delicati rispetto ai rossi, però conservati bene da una soddisfazione incredibile. Quindi in questo caso Pinot Nero 70%, Chardonnay 30%, sulla bottiglia c'è scritto tutto questo praticamente è stato 6 anni sui lieviti, quindi ricordiamo a febbraio 2022, quindi da giugno 2014 a febbraio 2022 sui lieviti, quindi diciamo in realtà anche qualcosa di più, anche 8 anni, quindi chiaramente la ricetta, le bottiglie vengono assaggiate, quando sono pronte vengono decorgiate, in questo caso quindi più di 6 anni addirittura, e quindi tutto questo ha creato questa chimica particolare. A questo livello, dopo tutta questa lavorazione, trovare più o meno lo Chardonnay è un esercizio di stile abbastanza inutile. Qui viene fuori il millesimo, quindi un millesimo in realtà abbastanza fresco di champagne, un millesimo abbastanza classico, con un settembre però molto umido e molto caldo, cioè ho dovuto fare molta selezione delle uve e ci sono queste componenti di frutta tropicale, quasi mango, papaya, guava, che caratterizzano il millesimo, quindi nei millesimi è interessante andare a cercare proprio il clima di quella vendemmia. E a livello di gusto invece sentite questa nota molto, molto vinosa, molto, anche questa acidità molto marcata che abbiamo sentito anche nel Blanc de Blanc. Quindi la Maison Gardé è una Maison che punta molto alla gastronomicità, al fatto di essere abbinabile, e questo carattere vinoso, questa rotondità e questa profondità notevole. Anche a livello di gusto questo vino è dura tantissimo, quindi addirittura abbraccia la bistecca e dura anche di più della bistecca stessa. Quindi spero sia un abbinamento, ma che abbia funzionato anche quest'anno. Noi ogni anno, avete visto, dobbiamo cercare millesimati e dobbiamo cercare le maison che
puntano proprio su questo carattere suicida. A volte sono un po' più distaccati, più agili, che puntano il vino da essere bevuto per conto suo. Gardè, ma anche per concorso per altri versi, sono tutti sono molto molto gastronomici e quindi molto la trattoria detto come complimento e non detto in altri modi. Quindi grazie e complimenti.